Buongiorno leggerezza, buon sabato pomeriggio a tutti e bentornati a Talk to You, il talk del sabato pomeriggio di OA Sport e OA Plus. E ovviamente bentornato al mio amico Massimo Cassanelli da Bologna. Buongiorno Massimo, come va? Bene, tutto bene. Tutto a posto, sempre abbronzato. Io sto bene, sono abbronzato, tu sei sempre più, reduce dal mare. Ecco, esatto. Pronto per l'ospite di oggi, che ho un aneddoto prima che tu lo presenti da raccontarti, che manco lei sa. Allora, te lo racconto. Brevemente, perché insomma guarda, dobbiamo iniziare la puntata. Lei mi ha tenuto a battesimo perché io mi ero perso nello studio televisivo al Palatino, io ero piccolissimo, prima volta a Roma, arriva col casco il suo motorino al programma dove lei era protagonista. Esatto, e ci ha portato sotto. Dentro. Ecco. Poi Franca di Gangi ci ha preso ad Amici come tu sai. E l'ultimo anno di Amici lei seguiva me, quindi è come oggi averla ospite per me è un onore, quindi Un cerchio. Allora, visto che hai anticipato, ovviamente non posso che presentarla direttamente, ricordando che lei comunque è stata una delle autrici di punta della nostra mamma, insomma, televisiva, dal 1993 al 2020, insomma, si è occupata di tutti i suoi programmi, oggi ha lasciato la Fascino, ma perché voleva dedicarsi alla famiglia, comunque lavora in un altro campo, non ha smesso comunque di fare il suo lavoro, e qui con noi perché ha anche pubblicato un libro di cui parleremo oggi, e quindi siamo contenti ovviamente di avere ospite Vanessa Colini Sermoneta. Ciao Vanessa, benvenuta a Talk to You. Buongiorno a tutti, buongiorno. Massimo, ho ancora il motorino, credo di averlo cambiato negli anni, però sempre... E arrivo sempre in studio col motorini, quindi... Vabbè, mi ricordo ancora il casco in mano, capisci? Eravamo piccolissimi. Io mi ero perso per Roma. Forse all'epoca non si portavano i caschi, però. Parliamo di 30 anni fa, circa. Tu avevi il casco, me lo ricordo ancora. Ragazzi, al Palazzo della FAO. Mamma mia, ragazzi, parliamo veramente dell'anteguerra. Allora, mamma, eravamo tutti un po' piccolini. Insomma, Vanessa, allora intanto a me, non so a te, ma se a me fa un po' specie vederla qui oggi, sapendo che molto probabilmente anche io e te abbiamo fatto parte, insomma, dell'argomento principe, cardine del suo libro, perché insomma, ricordiamo che Vanessa ha pubblicato il libro Figli di Maria. Ragazzi, qui c'è la storia della televisione, ahimè ne abbiamo fatto parte anche noi in minima parte, però insomma eccolo qua, questa è la locandina, la copertina del libro Figli di Maria, dietro le quinte dei programmi più amati della TV, perché la realtà è che effettivamente i programmi di Maria sono i programmi più amati, c'è poco da girarci intorno. Allora, intanto Vanessa, partiamo un po' un attimino dal passato, no? Ok. Da giovane tu hai deciso di occuparti di televisione, insomma di dedicare la tua vita alla comunicazione, eccetera eccetera, ecco, ma avresti mai pensato di arrivare così in alto? Perché insomma arrivare sotto la corte di Maria non è proprio una cosa facilissima. Allora, io innanzitutto avevo come passione il giornalismo, quindi pensavo di fare giornalista di carta e non TV. E ti dico la verità, io quando ho conosciuto Maria, anche lei era appena arrivata, quindi abbiamo proprio camminato insieme, lei è diventata mano a mano quella che è adesso. All'inizio io sono andata in un programma di una ragazza che aveva 30 anni, 31 anni, davvero, che iniziava a fare il suo primo programma televisivo, quindi è come se andassimo oggi, non lo so, quindi non immaginavo, perché non era ancora quello che poi diventerà negli anni. È stato tutto un po', diciamo, un caso. Un caso. Ma l'ambizione però c'era. Beh, l'ambizione c'era. Io a 20 anni, anziché andare a vedere il corso, sono di Roma, andare a vedere il corso a vedere gli altri ragazzini, andavo alla Cronaca del Messaggero a Roma, a vedere il titolo, e mi sentivo fortunata quando mi facevano entrare nella grande stanza, un po' buia, la scrivania grande, e vedevo i giornalisti che facevano i pezzi per la cronaca. Quindi per me a 20 anni quella era il sabato ideale, facevo Amici, staccavo quando il venerdì e il sabato invece andavo là. E quindi forse già qualcosa in me c'era di diverso rispetto a un via del corso con gli amici. A parte quella di andare in giro in motorino senza casco, abbiamo capito. Quello ancora. Ok, allora Vanessa, parliamo un po' del libro, dai, ecco, insomma, qual è stata la chiave del successo dei programmi di Maria? Ecco, come nasce questo grande boom di Maria e dei suoi programmi, e anche di voi collaboratori, ovviamente?
Allora, parlando mi viene in mente di dire, io volevo fare giornalismo e faccio quello. Lei era laureata in realtà in... Penso che... Lei era laureata in legge, non penso che volesse fare televisione nella vita. Quindi anche lei credo che abbia iniziato per caso, no? Ha conosciuto quello che poi diventerà il marito, è stata anche nella redazione, se non sbaglio, e poi ha iniziato a fare quello che ha fatto. Il segreto è far tutto, anche se viene... Non è quello che tu pensavi, farlo mettendoci la testa e mettendoci l'impegno. Quando è stato frainteso, chi se ne importa, il lavoro tanto è perché non si fa nulla se non si lavora tanto. I programmi come quelli di Maria, dove non c'è un copione, dove la gente deve essere se stessa, quindi spesso ti trovi a gestire il vicino di casa, perché il vicino di casa, ma che è fuori di testa, o comunque è un vicino di casa che ha la sua vita. E quella non la gestisci con mezz'ora, facciamo così, perché il vicino di casa ha le sue paturnie da mattina a sera. Ora, i programmi di Maria non richiedono un copione, sono programmi che se andiamo a vedere il genere televisivo si chiamano talk o reality, e quelli sono programmi che tu non gestisci con un copione come quando c'hai un set del cinema, no? Il set del cinema, arrivi là, metti i fari, le luci, fai un gran lavoro di preparazione, poi arriva l'attore, c'ha le battute, le ripete 5, 6, 10 volte, ma su quelle. Quando stai con gli ospiti nostri è come se io adesso dovessi parlare, tu parli con me, non sai se all'improvviso io ti No, impazzisco, certo, assolutamente. dico una cosa fuori posto, ti collego tardi, scendo, arrivo, vado. Quei programmi fatti per uomini e donne, amici, c'è cioè posta per te, diventano uno per 4, 5, 6. E non se ne fa nulla con 3 ore al giorno di lavoro, quindi bisogna lavorare e bisogna starci sul pezzo. Che Quello poi secondo Vanessa. me con... Sì, vai, 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 scusa. vai. No, No, dicevo finito, finito. che poi era il rischio che correvate ogni volta che, quando ai tempi c'era Amici e c'era appunto il pubblico parlante, Maria dava la parola a uno di noi e poi dopo, ovviamente, potevamo andare fuori controllo. Cioè, a quel punto tu ti potevi aspettare qualsiasi tipo di commento e dovevi comunque gestirlo, ecco. E come gestivate gli imprevisti di questa portata? Magari il pubblico parlante non richiedeva magari così tanto sforzo, però ecco, una situazione così limite, come la gestivate un po' nel gruppo di lavoro? Simone, in realtà anche quando si fa uomini e donne c'è il tronista e il corteggiatore, è sempre tutto al limite perché fanno l'esterna e Sì, poi certo. quella che sta seduta che corteggia quell'altro vede l'esterna di quell'altro, si alza e se ne va e fa una scenata. Quindi non è soltanto il pubblico parlante, è a ogni puntata di Maria tu vedi una cosa e quell'altra fa la reazione. Questo può succedere anche ad Amici. Tutti i programmi che vengono fatti con un effetto di vita reale, ma anche sorpresa, perché io faccio l'esterna con Massimo, tu la vedi dopo in studio e non sai quello che ti aspetta di vedere. Come io che conduco, non so la tua reazione qual è, capito? E magari tu ti alzi e te ne vai, Massimo ti segue, io mi arrabbio perché ti segue, tu non segui, cioè è sempre un effetto improvviso, non soltanto con il pubblico, ma proprio con I l'ospite che sei in protagonisti, studio. quindi Certo. in un certo senso diciamo che la base dei programmi ricerca anche delle reazioni inaspettate. Sì, diciamo che tecnicamente la bravura poi dell'autore è capire che, per esempio, una come Vanessa magari è una che sta sulle sue, quindi non seguirà mai Non poi riesce. dallo studio uno che vede una cosa che gli piace perché rimane molto compita. Magari Simona, se vede una cosa che gli dà fastidio, che Massimo ha fatto come me, invece si alza. Quindi la bravura dell'autore è cercare di capire e di prevedere quello che succede. Non è che sempre ci riesci perché è una previsione, però se è bravo, se fai, diciamo, uno scenario e quello si rispetta. Se non si rispetta, ecco, stai lì a braccio e spesso lavori più di quello che devi lavorare, perché poi quando non gestisci la crisi, non Esatto. gestisci l'emozione. Ti tocca poi lavorare dopo. Ecco perché si arriva a un gran lavoro. Ragazzi, allora io tempo fa, insomma, c'è stata una ragazza, una mia carissima amica che ha fatto la corteggiatrice, quindi il lavoro non lo facevate solo voi.
Lo facevo pure io, che alle 2 di notte mi chiamava, piangeva, diceva, io dico, ma Martina, tu devi fare quello che ti senti di fare, cioè non c'è tanto da girarci intorno, vuoi piangere, piangi, vuoi mandare a quel paese qualcuno, mandacelo, cioè, altrimenti è inutile che tu vada lì, perché poi la persona in questione non scoprirà mai chi sei effettivamente, poi infatti è durata come da Natale a Santo Stefano, è tornata a casa sua, quindi insomma mi rendo conto che deve essere per voi un grande lavoro quello di stare accanto a personaggi del genere. Allora, Vanessa, parliamo quindi di Figli di Maria. Ecco, qual è il concept di questo libro in realtà? No, ho semplicemente messo in fila una serie di ricordi, poi più faccio interviste più mi rendo conto che questo l'ho dimenticato, questo non l'ho messo, questo potevo metterlo, e ecco. Quindi i primi 50-52 ricordi di 28 anni circa, da quando ho partecipato per la prima volta ad Amici col motorino appunto, a quando ho fatto poi il magazine che sono andata via. Allora, diciamo, allora, visto che ci siamo, diciamo oggi un ricordo che non è scritto nel libro, perché è inutile, quello magari lo leggeremo comprandolo, insomma, ma diciamone uno che insomma ti sei dimenticata. Vabbè, mi sono dimenticata una parentesi molto grande che riguarda proprio la mia vita privata, che però non è soltanto è privata, ma è comunque è accaduta sempre all'interno della Fascino, che non ho raccontato, quella l'ho messa apposta, diciamo la verità. Però l'altro giorno parlavamo di storie, parlavamo di racconti, e dico, beh, io 4 anni e mezzo, 5 non l'ho proprio raccontati, e con tanti risvolti e tanti racconti, cioè 4 anni e mezzo che iniziano in una casa al mare che è Anzedonia, che finiscono in uno studio, e quelli non l'ho detti, per esempio, quello, una cosa. Alcune discussioni anche divertenti non l'ho raccontate, che solo c'era troppo materiale e venivano troppe pagine, quindi un po' ristretto, devi scrivere degli altri, quindi riservati queste cose per gli altri volumi, esatto, quindi. Anche esatto, perché ragazzi, esatto. 20 anni sono tanti, insomma, sono tanti. Una vita, ricordarsi, 20, esatto, insomma, 28 sono 28. Una vita, davvero. Allora Massimo, vai con la tua domanda. Sì, no, io ti volevo chiedere questo. Qual è stato proprio il momento in cui Maria e i vostri programmi, no, hanno avuto una sorta di prestigio dopo anni di snobismo? Cioè, qual è proprio anche stata la chiave di svolta anche per voi collaboratori? Perché adesso tutte le persone comuni, tutti i VIP, sognano e sognavano di lavorare con Maria anche solo per un ospitato. Cioè, questa sorta di prestigio, di stare da Maria e lavorare con Maria. Quando è avvenuto e come? Qual è stata la chiave di svolta? Ah, cavolo, allora non sono stata intelligente ad andare via, perché insomma mi sono licenziata. Quindi... Beh no, dopo 28 anni insomma. Sì, no, poi c'è ancora tuo fratello che lavora dentro, quindi esatto. C'è ancora Diego che oggi sta in Sardegna a fare Temptation. Bravo, stiamo aspettando, infatti facciamo il controllo. Esatto. Allora... io devo dire la verità, semplicemente questo, forse mi sono accorta quando sono uscita, perché quando ho chiesto di pubblicarmi il libro e qualcuno mi ha chiesto la sua lettera, ho detto ma come la lettera? Perché allora, quando ho lavorato, che ci si possa credere o no, io ho lavorato in maniera semplice, normale e rapportandomi con lei, forse perché, ripeto, stavo lì nel 93, come un qualsiasi datore di lavoro, forse avendo una maggiore confidenza, non lo so, può darsi pure sì. Però io non mi sono mai resa conto quello che c'era fuori, perché io stavo sempre dentro. Quindi, sì, è vero che la mattina sento gli ascolti e mi rendo conto se un programma che ha un ascolto alto andrà sicuramente bene e tutti vorranno andarci, non lo so. Però quando sei dentro nel meccanismo, tu lavori e non c'è mai da parte neanche sua, sembra strano, ecco, questa è una cosa nuova, per esempio, lei fa 30, come fa 15, è la stessa cosa. Cioè, il giorno dopo ti arriva al lavoro con la stessa... voglia di lavorare, sì, spesse volte in un modo che tu dici ma hai fatto 30, ma magari un giorno non lavoriamo, saltiamo, no, invece ovviamente quando è una cosa fatta bene devi continuare, e quello ti dà forse che poi vuoi 31 probabilmente, o comunque vuoi rimanere a 30 per esempio, però non noti che si cammina a un passo sopra al terreno, ma vola sempre molto bassa, quindi onestamente finché sei dentro ti sembra pure che qualche volta forse le cose manco vanno bene, per quanta normalità c'è. Poi vai fuori, chiedi di fare un libro, ti chiedono la lettera e ti dici, oddio mio, forse allora quella lì ha un peso specifico che è più importante rispetto a quello che si percepisce all'interno. Per me è più normale, per gli altri è più hanno più bisogno di avere un suo appoggio. Te ne rendi conto dopo, non quando sei dentro, sinceramente.
Vanessa, tornando a Maria, tu hai praticamente sul cellulare, hai salvato Maria come la belva. Ecco, spieghiamolo però, perché è la domanda più forte rifatta. Va bene, spieghiamolo, perché Talk to You magari, insomma, non lo guardano proprio le altre persone che hanno già ascoltato le interviste. No, però mai avessi immaginato che la stampa ci sono tanti, c'è un capitolo dove lei arriva con un piede fasciato, no? Io pensavo che quello fosse stato il capitolo, sarebbe diventato quello più discusso, invece no, è belva. Quando uno ha un telefono, il telefono mio è dal 1999 lo stesso numero, e ho avuto fino a 4 anni fa un telefono aziendale, che significa che avevo il numero che mi passava l'azienda e il telefono, quindi era il mio telefono personale, ma è un telefono che ho sempre prestato, perché magari arrivava l'ospite di turno che non aveva la carica, che non aveva il credito, che aveva bisogno, che comunque il mio si poteva tranquillamente dare. O comunque quando lavori non è che stai appiccicato al telefono come se... Quindi ho il suo numero come di altre persone che sono magari più conosciute rispetto ad altre. Magari avere mia madre, nessuno gli frega niente, il telefono di mia madre, avere una che si chiama Maria o un altro nome, forse se prendi il mio la mia rubrica, insomma, è un po' più imbarazzante. Quindi mi diverte, come ho già detto, la saga di Fantozzi e dei film di Paolo Villaggio, che trovo esileranti e trovo molto simpatici. C'erano dei capitoli in cui si parlava del datore di lavoro. Io sono una molto ironica e lei è una che scherza molto, ma poi quel nome veniva dato liberamente, cioè quando prendevo i posti ad amici che facevamo le cene dopo il programma e io facevo i piccoli segnaposto perché mi occupavo ogni tanto di sistemare delle cose, lei il posto suo si chiamava la belva, non Maria, ma perché era divertente, faceva sinceramente sorridere. Non ci avrei mai visto tutta quella dietrologia che ci hanno visto dopo. No. Era quello. No, no. Ma infatti la domanda era proprio per specificare che molto probabilmente la maggior parte delle persone hanno dato un'interpretazione che poi, insomma, si rifà proprio alla parola. Mentre la domanda che poi ti volevo fare, appunto, di conseguenza, no? Sempre legato al fatto che diceva bene, se le cose non andavano bene, poteva capitare che ti arrivassero le telefonate, giustamente, di un datore di lavoro abbastanza arrabbiato, e tu a quel punto dovevi comunque prenderti i suoi rimproveri. Ma vai. No, non è così. Non era detta così la cosa, però va bene, vai, facciamo che fosse così, che va bene quella. No, nel senso, quando poi le cose appunto andavano bene, ecco, di contro, lei insomma era pronta comunque a farvi complimenti, cioè a riconoscervi il lavoro che facevate? Ma quello sempre, ma l'eccezione della telefonata era che quando che poteva arrivare in una mattina, ma non perché si era fatta male una cosa, perché c'era una cosa da gestire diversamente, che arrivava con un clima, e non perché l'ascolto andava male e te chiamava o perché bene. Parlo d'ascolti. Non parlo di ascolti, ovviamente. Tante volte, era inerente tante volte a un modus di lavorare, succede in tutti le redazioni, e quello che si vede in televisione non è soltanto il rapporto fra me e l'ospite, tra me e l'ospite c'è tutta una macchina, c'è magari la macchina che io l'ospite non lo vedo perché qualcuno non gli ha fatto un viaggio, è arrivato 5 ore dopo e non ho fatto l'esterna, per esempio. Quindi fra me e fra l'ospite e Maria, fra l'ospite e l'autore, c'è dietro tutto un... magari tu mi chiedi, vorrei fare i capelli in quel modo perché sei la mia ospite fissa e vorrei quella parrucchiera, succede anche quello che devi gestire, no? E io quella parrucchiera mi dimentico di chiamartela perché non c'è quel giorno, perché magari sta un funerale, succede nella vita, no? Oppure c'è un giorno di ferie, quello che vuole. Allora tu in camerino ti stranisci perché non c'è quella parrucchiera, quindi non scendi in studio e mi fai perdere 2 ore di tempo perché non c'è quella persona che tu volevi. Ora cosa arriva dall'altra parte? Arriva che non si registra uomini e donne perché ci siamo dimenticati la parrucchiera. E quindi magari alcune volte si generano dei meccanismi, te l'ho detto uno semplicissimo che può succedere. Sì. Non è soltanto il rapporto che c'è fra l'autore e il conduttore. L'autore, il conduttore e l'ospite, è filtrato da 150 richieste dell'ospite, chi aiuta a realizzartele, e quindi una giornata che hai fatto 35 di ascolto, magari stai scendendo in studio e si verifica una cosa che ti fa ritardare di 5 ore la puntata. Allora in quel momento non è oddio che figo, ti chiama, ah, che bello che ritardiamo, sei bravissima perché io sto 6 ore, per esempio,
oppure no, no, ma guarda, io e Massimo siamo stati testimoni di un ritardo di 3 giorni, quindi che, ti ricordi che ci hanno chiuso l'albergo, sì. Ecco, dovevamo fare il poster, ecco, ti ricordi, sì. All'epoca si faceva una sorta di extra factor con amici, però insomma si registrava il pomeriggio, mi ricordo che ci avete chiamato tipo 2 ore prima della registrazione e poi non abbiamo registrato perché ogni giorno succedeva qualcosa. Sì, sì, no, io ho fatto il compleanno in albergo, però voglio dire, fa parte appunto degli imprevisti, ecco, di cui parlavamo prima. Esatto. Esatto, sì, 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 ma, esatto. Ma siccome le persone a casa queste cose non le sanno, è giusto fargliele sapere, insomma, che non è proprio tutto oro ciò, sì, che luccica davanti allo schermo. A me allora, divertiva Massimo, molto. A me divertiva vai, molto, devo essere sincero, il pre-diretta anche, noi andavamo in diretta una volta, però era molto bello la pre-diretta e il dopo diretta anche, succedono tante belle cose in realtà, c'è molto lavoro dietro. Sì, quindi... sì, assolutamente sì. Allora Vanessa, di tutti i programmi insomma di cui hai fatto parte, qual è quello che ti è rimasto un po' più, cioè a cui sei rimasta un po' più legata e anche magari il personaggio che ne è uscito fuori? Allora, diciamo che indubbiamente il programma che io conosco, che potrei fare, dico sempre quando vado a qualche posto, senza occhi, bendata, senza un piede e senza una mano, è Uomini e Donne, perché Uomini e Donne l'ho visto nascere da quando era un talk vero e proprio, quando è diventato un dating, quindi Uomini e Donne è proprio una cosa che è nata come il magazine di Uomini e Donne, il magazine dal primo numero fino a quando sono andata via, potrei insomma dirti tutte le ricette, insomma sono cose che sono nate con te. Poi ho visto nascere tanti altri programmi, Volevo Volare, Il Ballo dei Debuttanti, però Uomini e Donne, che ancora è in essere, diciamo, sì, che ho avuto la fortuna e il privilegio, e per questo che poi quando lasci le cose dopo tanti anni ormai sono come fatte per te, basta, e forse proprio Uomini e Donne. C'ero alla puntata prima della nascita della Formula Moderna e c'ero fino a un certo punto, poi mi sono stancata perché tutte le cose alla ventesima, insomma, al centesimo tronista che metti, che scegli, beh, poi tutto basta. Chi mi rimane impresso? Guarda, allora, diciamo che ho detto in un'intervista che io sono cresciuta con lei, lei è cresciuta con me, potrebbe essere Tina. Tina, quando è arrivata, io ero all'inizio del mio lavoro di autore e quindi lei quel giorno me la ricorderò sempre, ho una foto mia e sua bellissima, che eravamo 2 ragazzine, quando lei è arrivata, che era un po', fra virgolette, spaesata o sperduta o comunque non esperta di TV, e ci ha chiesto a me e a una collega di fare, di scendere per conoscere uno, e quindi prima sua chiacchierata con me, io ero ai primi colloqui, alle prime puntate, quindi lei è cresciuta con me, io sono cresciuta con lei, poi Tina è diventata quello che è diventata, quindi forse è come anche lei una crescita come Maria, insomma, no? Da nulla a vedere che andava in tutti i programmi, è super richiesta e tutto. Ma quanto adesso addirittura, scusami, adesso addirittura sì, un giornale ha pubblicato una notizia che Maria la vorrebbe di nuovo sul trono. Secondo te è una cosa che è fattibile, una cosa che si farà? Dice, è arrivato il momento di trovarle un fidanzato, secondo te è una cosa che si farà? Beh, lei già il marito l'ha preso sul trono, perché lei quando ha preso il marito, sì, Chico, io quando è nato il primo figlio mi ricordo dove stavo, i suoi messaggi, quindi probabilmente potrà ripetere l'esperienza se le va, insomma in questo momento mi sembra, credo che sia da qualche anno sola, è una donna sinceramente, sì, potrebbe farlo, perché no, perché no, comunque la diverte, comunque i tempi sono maturi, sì, a capire chi le può stare al passo, però insomma potrebbe provarlo, potrebbe essere una sfida, esatto, è una persona con la quale io mi sono rapportata, siamo cresciute insieme, diciamo, facciamola così, o invecchiate insieme nel frattempo. No, maturate insieme, dai, Massimo, la tua seconda domanda. Maturate insieme. Guarda, allora, prima appunto tu hai iniziato giovanissima da Amici Talk, dove mi hai aiutato a entrare in quello studio del Palatino, davanti la Lucina Rossa, dopo sei passata dietro, storica collaborazione come abbiamo già detto, io vorrei sapere cosa direbbe ora la giovane Vanessa alla Vanessa di oggi e il percorso strepitoso che hai fatto, e la Vanessa di oggi alla giovane Vanessa che immagino non si aspettasse tutto ciò che poi hai ottenuto. Qua siamo peggio di Marzullo, te lo dico. Esatto. Allora, la cinquantenne direbbe alla ventenne, fai di nuovo tutto il percorso, lavora, impegnati, e qualche volta cerca invece di essere un po' più, se qualcosa non ti piace mentre stai camminando là dentro, cerca di essere più chiara, cerca di essere meno indulgente, cerca di essere
anche meno, fra virgolette, vabbè, buona, un termine un po' banale, però continua a fare il percorso, cioè fai il percorso che hai fatto, nulla ti viene regalato, quindi devi camminare e devi purtroppo dedicarti tanto tempo. Guarda se in tutti i momenti, tante volte, se bisognerebbe invece usare un po' più di carattere, un po' più energico, anziché cercare sempre di capire tutto e tutti. Questo direbbe, quindi fallo e impegnati. La giovane a quella vecchia direbbe alla Vanessa che Matura. c'ha 50 anni, alla matura, Matura. che allora la giovane matura potrebbe dirle, diciamo che avresti potuto conciliare più cose nella vita, cercare di non fare qualcosa in più nella tua vita privata, anche, anziché far tutto lavoro, la giovane può dire alla grande, ma se la tua esperienza, aver fatto 28 anni, aver rinunciato a tante cose e prendertene poi a 45, mi puoi consigliare di farle insieme carriera e vita privata? La giovane dice a quella che già vede che non ha fatto una parte di vita, che poi l'ho recuperata dopo, alla grande, però insomma, Ah sì, beh, diciamo la vita è fatta di segmenti, no, purtroppo, è fatto così, insomma, poi bisogna capire quali sono in quel momento le priorità, ma penso che questo sia fisiologico e anche normale. Allora, Vanessa, c'è un personaggio che comunque diciamo è uno dei figli di Maria e che è figlio di Maria, che è Stefano De Martino. Sta facendo, insomma, una signora carriera. Ecco, te l'aspettavi? Io sinceramente no, quando insomma, io lo ricordo da amici così un po' giugiolone, insomma, un ragazzo pulito, insomma, vabbè, la faccia pulita, insomma, molto umile e modesto, però ecco, non immaginavo che avrebbe fatto questa carriera. Tu te lo immaginavi? Guarda, io mi ricordo, mi ricordi l'anno che stava Stefano in puntata, che era il 2007-8? 2009, 9, 8-9, 9, ok, 8 o 8-9. 9. Allora, io mi ricordo che quando abbiamo il serale di amici, questo non c'è nel libro, quando abbiamo il serale di amici, spesso poi Maria entra nelle casette la domenica, il pomeriggio, per salutarli, per incontrarli. E io che lavoravo spesso in quel momento, poi avevo una mia cosa che non ho raccontato, ma ero ancora più presente, pur se non firmavo il programma. Un paio di volte l'ho accompagnata nelle casette, lei va lì per fare un saluto, i ragazzini stanno H24 là, e quindi ogni tanto, pure se passa una persona e saluta mezz'ora, quella persona si chiama Maria De Filippi, forse ti fa piacere, no? Chiede banalmente come state, che avete fatto, che dite, come va. E lui all'epoca, se vi ricordate, stava con Emma, tra le altre cose, tra parentesi. Certo, Io mi come no? ricordo che uscì una volta. Io sono sui ricordi che vivo perché proprio vi racconto cose che ho vissuto, quindi magari mi ricordo che poteva essere il 2008 o il 2009, comunque là, insomma, No, mi era ricordo di l'edizione essere uscita finita dalla nel casetta. 2009. Vai, vai. Ok, è quella. Allora, mi ricordo che stavo nella casetta, però non era il 2009, comunque vabbè. Stavo nella casetta e mi ricordo che uscivo con lei e le dissi. Quel ragazzino, lui aveva 18 anni, era piccolo, mi ricordo che ho detto, quel ragazzino è proprio sveglio. Stefano aveva gli occhi, lo sguardo intelligente. Ora, i contenuti potevano non esserci in quel momento, stava in casa, era anche un po' scazzato, tutto quanto. Però Stefano aveva l'occhio e lo sguardo delle persone intelligenti. E con quell'occhio lì a 18 anni, poi te lo porti nella vita, poi quando maturi diventa poi intelligenza, diventa. Quello che poi c'hanno anche chi viene da quelle parti, Stefano è sveglio, È quindi sconnito. onestamente, e poi è un gran bel ragazzo, devo dire che è un ragazzino che è cresciuto bene, anche esteticamente è un gran bel ragazzo, quindi unisce la dolcezza, la solarità, anche la La bellezza e simpatia. l'intelligenza e Io la ricordo simpatia, che io me lo era ricordo. simpaticissimo Stefano, quello me lo ricordo bene anche con noi, cioè potevamo dirgli qualsiasi cosa, lui rispondeva sempre col sorriso, era meraviglioso. Quindi forse anche il fatto di farsi scivolare le cose, soprattutto poi nel futuro, insomma, con il gossip che l'ha tartassato e lo tartassa ad oggi, insomma, lui riesce comunque ad andare avanti senza farsi comunque, come dire, schiacciare da certe cose. Evidentemente anche questa è una chiave forte di successo di Stefano. Allora, Vanessa, siamo giunti al termine della puntata e vuoi dirci l'ultima cosa prima di salutarci? No, mi ha fatto piacere starci, abbiamo soltanto iniziato a dirci una cosa, ci sarebbero tantissime altre cose da dire ed è stato divertente Aspetto. tutto qua.
Ti aspettiamo più avanti, vuoi, quando farai la seconda edizione del libro. Mi raccomando, perfetto, ragazzi, quando volete. Mi raccomando, figli di Maria, di Vanessa Collini Sermoneta, sono sicura che insomma avrete da divertirvi parecchio, quindi insomma siamo tutti figli di Maria in un certo senso, e quindi insomma continueremo a seguire i suoi programmi, ma continueremo soprattutto a seguire anche Vanessa, che lo ricordiamo non lavora per la Fascino ma ancora fa l'autrice in televisione. Quindi io ti faccio un grosso in bocca al lupo, Vanessa, buon lavoro, buon fine settimana a tutti. Massimo, grazie anche a te per essere stato al mio fianco come ogni fine settimana. Grazie. Ci vediamo comunque con tutto io sabato prossimo con l'ospite che scopriremo solo vivendo. Un abbraccio a tutti e a presto, grazie. Ciao, ciao, grazie, buon Vanessa. Vanessa. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.